Salve ragazzi, prima di iniziare la puntata vogliamo nuovamente esprimere solidarietà verso i parenti delle vittime riguardo l'attentato a Parigi. Salve ragazzi, bentornati a Controradio. Siamo Francesco, Dario ed Enrico. Innanzitutto volevo chiedervi scusa per la voce, sono raffreddato, c'è stata questa sfortuna e mi dovete sopportare così purtroppo. E niente, abbiamo anche altre scuse da farvi. Il fatto del rinvio della puntata di ieri. Di solito avevamo pensato di farlo ogni venerdì, ma come abbiamo spiegato nel video, c'era troppo da dire e volevamo essere quanto più pieni di informazioni da darvi proprio in questa puntata. Non volevamo lasciare del tutto inosservato, insomma, del tutto, come dire, Sottotono. sottotono, insomma, un argomento così delicato. E niente, infatti partiamo da un argomento chiave, appunto. Che Di cosa è successo a che Parigi? cosa stiamo Che parlando, cosa? magari uno impossibile, no? Magari non sa di che Però stiamo potrebbe succedere cosa. sempre. Sì. Innanzitutto diamo uno sguardo generale. Ci siamo informati, seguendo più o meno l'onda dei media, quello che si dice in giro, quello che di più viene posto sotto gli occhi di tutti. Niente, per partire da un punto generale, vogliamo descrivere più o meno le dinamiche di quello che è accaduto. Ci siamo informati su vari siti e anche ascoltando quella. Ma diciamo che le dinamiche ormai Più o meno ben chiare. sono più o meno ben chiare, anche se è sempre meglio andare Con i piedi di con i piombo. piedi di piombo, insomma, noi facciamo quel che possiamo, insomma, quello che leggiamo, cerchiamo di informarci meglio per non dire fesserie, però, come ha detto appunto Francesco, cerchiamo di dare una linea generale. Esattamente, quindi innanzitutto partiamo con quello che è la prima strage, e adesso capirete perché dico la prima. C'è stata appunto una prima strage, c'è stato un attentato a una sede di un giornale, Parigi, che è Charlie Hebdo, penso si dica così. Niente, praticamente si tratta di due uomini. Poi ne saranno coinvolti altri, vedremo come. Due uomini che, armati di Kalashnikov, entrano in questa sede e uccidono, ammazzano, cioè abbiamo un bilancio di 12 morti e 20 feriti. Come entrano? Eh sì, sono stati 20 feriti. Come entrano? Innanzitutto, a primo impatto, per quello che abbiamo letto, sbagliano portone, entrano in un altro edificio. Subito resosi conto, escono, e questi commenti sono stati dati da appunto una disegnatrice che è arrivata tardi quel giorno a una riunione. Escono e minacciano questa disegnatrice, appunto, chiedendo appunto di fargli entrare a compiere quello che dovevano, secondo loro. E impaurita, questa si li fa entrare e si ripara sotto una scrivania. Loro entrando ammazzano prima quello che era un agente di sorveglianza e poi compiono purtroppo quella che è la strage, ammazzando anche Stefan. Stéphane Charbonnier, detto Charb, che era appunto il direttore di questa rivista satirica. Beh, dopo questo attentato escono dalla sede e nella corsa verso la macchina, come un video famosissimo mostra, ammazzano un agente di polizia che era all'esterno. Il video appunto mostra questi che escono dalla macchina, la raggiungono prima, escono dalla macchina, ammazzano questa gente per strada e ritornano in La macchina e scappano. gente ferito a terra, poi c'è da dire. Sì, giusto per una precisazione, la gente è musulmano, è musulmano ed Ma ha la ne cittadinanza in parleremo, francese, sì, ne ne parleremo. parleremo dopo, c'è tanto da dire. A bordo di questa vettura si allontanano e più in là incontreranno un uomo con una vettura bianca. Decidono di ricattarlo, di farsi consegnare la vettura. Quest'uomo, lasciando appunto la vettura, fa in tempo giusto a dire che aveva il cane dietro e loro liberano il cane. Intanto riferiscono a quest'uomo in maniera molto chiara che sono di Al-Qaeda dello Yemen. Questi uomini, mentre hanno compiuto questa strage, hanno chiaramente, a quel che leggo, a quel che si legge appunto, chiaramente urlato Allah è grande,
E niente, sono scappati. Secondo notizie più recenti, la vicenda come va a concludersi? Si conclude che due di questi uomini sono praticamente chiusi in un capanno a Dammartin, se sempre pronuncio bene il nome. Pronuncia a parte, facciamo quel che si può. E senza saperlo, all'interno di questo locale, che poi era un capannone per la produzione di segnali stradali, vi è un uomo che è riuscito a nascondersi in uno scatolone, quindi loro, appunto ignari di questo pseudo ostaggio, sono stati poi presi dalla Ha polizia. dato il segnale, insomma. Esattamente. E mentre un altro attentatore, che si è aggiunto dopo, ecco, che qui diventano tre e poi diventeranno quattro. Un altro attentatore, dopo aver ammazzato un agente donna a Parigi, si chiude in quello che è un supermarket ebraico con degli ostaggi. Anche qui si conclude la vicenda con l'uccisione di questo attentatore e ci sarà un solo fuggitivo che è una probabile complice, 25enne, che si riesce a scappare insieme agli ostaggi. Purtroppo, dicevo, quella di prima alla sede del giornale era la prima strage, perché la seconda strage, se così si può definire, è che vede un bilancio di quattro ostaggi, questi ultimi nel supermarket, morti e quattro agenti feriti. Niente, questo è quello che è successo secondo le dinamiche, secondo quello che abbiamo letto e visto un po' in giro. Però, girovagando un po' sul web, abbiamo potuto notare che stanno prendendo piede delle teorie che parlano di un complotto. Teorie di complotto, e noi possiamo vedere come sul sito del Fatto Quotidiano, uno specializzato in servizi segreti, un certo Aldo Gianulli, e scrive praticamente che la strage sembra quasi sicuramente islamica, però ci sono alcuni punti che non quadrano. Questi punti possiamo vedere i tempi di fuga, visto che i terroristi se la prendono molto comodamente, oppure la scarsa protezione per quanto riguarda la stessa redazione del settimanale. Possiamo vedere innanzitutto poi che i Kalashnikov utilizzati, come sono potuti entrare in Francia, e l'esperto si chiede: saranno entrati addirittura dalla Siria stesso? E poi un altro problema, la carta d'identità. Come si può dimenticare in un momento così delicato la carta d'identità nella macchina? Ma non è tanto dimenticarla, è tanto portarsela la carta d'identità. Cioè, Anche. non lo so che ci avevano in testa, ma stai facendo una cosa del genere, ti porti pure la carta d'identità appresso. Non, ma questi sono altri discorsi, era giusto scusate nel caso. Poi, l'ultimo, diciamo, uno degli ultimi punti su cui si sofferma è il problema legato al blocco della zona per quanto riguarda la polizia. Per quanto riguarda la polizia, perché? Perché Parigi, no Parigi, la redazione si trovava nel centro di Parigi. E nel centro di Parigi, com'è possibile non riuscire a organizzare un blocco della zona, dato che comunque, essendo il centro, non risultano esserci, non dovrebbero mancare le auto della polizia? E poi soprattutto il traffico non dovrebbe essere così scorrevolissimo. Questo è quello che ci dice questo personaggio. Inoltre abbiamo dato uno sguardo nel web, una sciocchezza, quelli, però se ne parla molto, si sta proprio creando un'onda di anticomplottismo. Niente, in breve vediamo tra video, pareri della gente, informazioni così Sì, ma più random. che altro il video quello che sta. Il Sì, un video e video. foto, cioè il video è Preso quello là. una posizione fondamentale. Sì, magari. Non lo so, raccontiamo un po' il video, si vede il momento in cui viene Colpito la testa alla gente che colpito. già era stato colpito e Sì. lasciato a È terra. questo il video, quanto dura? Pochi secondi in pratica. Tra i dubbi dicono, cioè la gente, ho notato che si chiede come mai non c'è sangue, non c'è traccia di sangue.
Come mai si vede una scia di fumo che non è parallela alla canna del proiettile? Come mai non si Addirittura, vede il rinculo? ho letto anche un come mai, cioè dov'è la pistola della gente, che fine ha fatto? Questi sono un po' i pensieri che c'ha la gente. Ci sono foto dove cambiano anche gli specchietti, si vede gli specchietti di questa Clio nera che è la prima auto utilizzata, sono neri e poi in altre foto sono bianchi. Però possono essere anche immagini o file tranquillamente modificati. Non abbiamo fonti certe, quindi non ci possiamo sbilanciare a riguardo, dando un punto certo alla questione. Alcune cose non quadrano, altra gente ha cercato di farle quadrare, spiegando un po', parlando un po' di balistica e del perché questo sangue non esce. E niente, questo diciamo che è quello che, quelle sono, che sono le teorie dell'anticomplottismo. Però Però a questo punto. ritorniamo un attimo su, diciamo, l'obiettivo dell'attacco. L'obiettivo dell'attacco era Charlie Hebdo, che è un giornale satirico. Un giornale satirico. E precisamente, cos'è la satira? La satira, appunto, è, per quello che si sa, per quello che appunto si sente, è quella la satira, e altro modo non c'è da spiegarlo più di tanto. La satira è un modo, sono delle battute pungenti. La satira, se non è pungente, possiamo dire che non è satira, altrimenti è solamente una battuta, possiamo così dire. La Esattamente, satira la. colpisce di tutto, può colpire tutto, dalla politica appunto anche alle religioni. Può essere come, diciamo, amo definirla, un'arma a doppio taglio, perché appunto è un Esatto. mezzo molto importante per la libertà di espressione. La satira può arrivare a colpire anche grandi potenze, non solo sfottendone, non solo ironizzandoci sopra, ma anche facendo capire che comunque sono delle realtà e che delle volte ci si sta male per la loro presenza. Sì, ti smonta, diciamo, quel senso di potere, la satira, dice, di intoccabilità. Esatto, te lo porta alla pari, in Al altro contempo modo. stesso potrebbe, perché può essere così, offendere date etnie, culture, purtroppo succede anche questo. E Deve niente. essere pungente, ma non che per essere pungente bisogna offendere o bisogna toccare, per sia chiaro questo. E noi abbiamo fatto un ragionamento. Ci siamo soffermati su dei vari cartelli, diciamo così, che sono usciti, degli slogan, su, per esempio, su Noi siamo Charlie. E noi Chiedo l'abbiamo scusa. messo anche nel. Anche noi abbiamo scritto Noi siamo Charlie nel video che abbiamo fatto di scuse. Perché? Allora, noi iniziamo prima di tutto nel dire che non ci definiamo Charlie, vero? Esatto. Però a nome appunto di una radio ci sentiamo di dirlo. Ma non a livello di moda oppure perché stiamo cavalcando Assolutamente. l'onda. No, no, Non no, no. Ma usiamo sì. nemmeno lo stesso stile di satira noi. Loro usavano una satira molto particolare, Sì, noi un po' è un fatto differente. di. Noi l'abbiamo interpretato in un altro modo, magari non sappiamo effettivamente, no? Ognuno A interpreta a modo suo. modo suo. Noi, basandoci sull'idea della nostra radio, sul come è nata la nostra radio, su quali radici, insomma, che è una radio libera, non vogliamo avere nessun confine se non quello del rispetto, perché appunto attraversato il confine del rispetto non è più libertà, secondo me, di espressione, ma non è più la libertà, il diritto in generale, secondo me, di esprimerti. Quindi noi, come dicevo, essendo una radio libera che vuole un po' far parlare non solo noi, ma anche le altre persone. Anche per questo abbiamo piacere nell'accogliere altri programmi. Noi ci sentiamo di dire che siamo Charlie, sotto il livello, insomma, di libertà di espressione, libertà di quello che in realtà siamo. E a questo punto soffermiamoci giusto un attimo nel valutare anche altri slogan che sono usciti. Ad esempio, c'è gente che si impersonifica con il poliziotto ucciso, quello appunto in mezzo alla strada che dicevamo prima. Perché ho detto che è musulmano? Questo perché
Questo poliziotto, non lui in persona, c'è stata scritta una frase sopra, un paio di frasi sopra, dove spiegano, dove dicono che lui è morto per difendere il giornale che offendeva la sua cultura e la sua religione. Ed è morto per consentire a questo giornale di continuare a farlo. Ecco, anche questo è molto toccante. Alla fin fine c'è da pensare che non tutti sono appunto degli attentatori, delle volte anche gli stessi, vittime tra virgolette della satira, vanno a difendere la libertà di espressione. E poi per concludere un attimo vado anche a citare i musulmani che hanno voluto usare lo slogan, Not in my name. Che esattamente, che vuol dire? vuol dire sostanzialmente che quello che è successo non è avvenuto per, diciamo, non in loro nome. Quindi non tutti i musulmani sono uguali. Non si fa di tutta un'erba un fascio. Sostanzialmente questo vuol dire quel not in my name. Perché molti hanno tentato di cavalcare l'onda e quello che è successo ha spinto molti musulmani a dire no, la mia religione non è quello che viene rappresentato dai media. Penso che possiamo prenderci un attimo una pausa e vorrei prenderla nel modo, diciamo, più adatto presentando una canzone. Scusate. Una canzone dal nome Gerusalemme di Alfa Blondi. Vorrei un attimo leggere qualche frase, diciamo qualche strofa. Insomma, dice dalla Bibbia, dal Corano, la rivelazione a Gerusalemme. Pace, la pace sia su di voi. Potete vedere cristiani, ebrei e musulmani vivere insieme e pregare. Così sia. Rendiamo grazie. Bene, qui adesso vi faccio ascoltare questa canzone. Credo che molti la conoscano, insomma. ברוך אתה אדוני, ברוך הבא ירושלים, ברוך אתה אדוני. Baruch haba Yerushalayim, Shalom, Salam Aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch haba Yerushalayim, Baruch ata Adonai, Baruch
Rabba Yerushalayim. Jerusalem, Irahim. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Israel Yakirati, ani oev otach. Israel Yakirati. Israel Yakirati. Israel Yakirati. E questo era Alpha Blondy con la meravigliosa Jerusalem, secondo me una delle canzoni più belle reggae. Allora, allontaniamoci dal tema con cui abbiamo iniziato la puntata e rimaniamo comunque sempre in quella zona, ovvero iniziamo a parlare del razzismo. Utilizziamo l'enciclopedia Treccani per avere una breve definizione del razzismo. Cos'è il razzismo per l'enciclopedia Treccani? Il razzismo è la concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane biologicamente e storicamente superiori ad altre razze. È alla base di una prassi politica volta, con discriminazioni e persecuzioni, a garantire la purezza e il predominio della razza superiore. Bene, prendendo questa base, possiamo vedere che praticamente il razzismo si basa sulla superiorità di una razza sull'altra, giusto? Quindi ci sono, diciamo, vari tipi di superiorità. Superiorità biologica, quindi una razza a livello biologico tendenzialmente favorita, se vogliamo parlare in termini scientifici. Diciamo, questa superiorità si può percepire a livello anche pratico, no? Una biologicamente superiore prevale su quella inferiore. Ma questo non è un tipo di razzismo. Il vero tipo di razzismo che andremo a trattare è quello che purtroppo si mischia con la discriminazione razziale, la xenofobia, e anche un odio che, a mio parere, è del tutto incompreso, immotivato, stupido, ecco, oso dire stupido. E niente, quello che appunto succede ai giorni d'oggi è che il razzismo, secondo me, si è modificato, è cambiato rispetto a quella che è la definizione da enciclopedia, la definizione standard. Basti pensare che si presenta ai nostri occhi sotto varie forme. Abbiamo vari tipi di razzismo, purtroppo. Noi con il razzismo magari la mente ci porta subito al bianco, nero, giallo, rosso. Sì, esiste anche lì e ne parliamo con calma. Però il razzismo, chiedo scusa, il razzismo si manifesta anche purtroppo sotto forma di concittadini. Possiamo dire così? In Italia c'è un esempio. Nell'esempio palese, cioè il più grande, un altro po', la Padania, cioè iniziamo ad essere, a non sopportarci, ad avere quel senso di superiorità anche tra italiani stessi, se proprio vogliamo parlare di popoli, insomma. Poi peggio ancora si vede della discriminazione tramite, in base alle province, se vieni da lì puzzi, scusate i termini, ma stiamo cerco di utilizzare i termini che vengono utilizzati normalmente, diciamo, sempre tra virgolette. Sì, se vieni da quella zona puzzi,
se viene Altrimenti da c'è quella colera, la colera c'è la vergogna dell'Italia i intera, mafiosi, i i mafiosi. classici mafiosi, viene da lì, tu sei un mafioso, a prescindere, proprio. Insomma, iniziano a non sopportarsi, ci sono questi marchi che vengono dati. Una cosa ancora veramente che dici, iniziamo bene, cioè uno si mette a ragionare anche su queste cose, dice, a posto, come possiamo magari pensare ad un mondo senza, insomma, sarebbe senza razzismo, insomma, senza discriminazioni, sarebbe quello tra paesi non intendo stati, ma tra paesini, insomma. E purtroppo si vede anche questo. E parlando anche di, tornando appunto al discorso di prima riguardo il colore della pelle, mi è capitato di sentire delle discriminazioni anche in una partita di calcetto. E lì ti senti veramente male. Assurdo, è proprio assurdo. Ti senti veramente male. C'è stato quel marchio dato brutto. Stai giocando a calcetto. E se bisogna aprire un argomento riguardo al calcio, si sa che quante lotte e quanti casini fanno, insomma, riguardo il Tutto ciò dire. che ha fatto, bisogna vedere anche i metodi con cui hanno tentato di contrastarlo, il razzismo nel calcio. Basti pensare alla UEFA. La Sì, UEFA con i comunicati che faceva leggere prima di ogni partita di Champions. niente, niente da fare. Ogni cosa è sempre andata. Ma io sai che fare? A me mi era venuta in mente una cosa veramente. Cioè, che ne so, magari puniscono quella curva. È successo, hanno chiuso le curve, insomma, degli stadi. Apro e chiudo parentesi, poi torniamo al discorso principale. Insomma, è stata chiusa una curva, invece di fare una multa, alla facciaccia vostra, se veramente queste persone sono diverse, se veramente, guarda, a voi fanno schifo queste persone, io alla partita dopo riempirei la curva di che ne so, ha insultato, non mi pare di dire quelli di colore, gli africani, che ne so, ha insultato quelli col cappello verde, metti tutti quelli col cappello verde alla vostra curva, alla facciaccia vostra, e mo, la partita dopo, cioè, te devi sedere tu là, cioè, se proprio ti fa schifo. Empirei proprio, farei questo schiaffo a queste persone. Poi non lo so, queste sono le fantasie che mi vengono. Non lo so, Conta che ne che pensate, che ne so. razzismo, discriminazione si manifestano purtroppo anche sotto altre forme. Esiste quello che è il razzismo nei confronti di una persona identica a te, dal colore, dalle abitudini, dalle forme, da quello che caspita il razzismo può ammettere, che poi non è ammesso nulla. Ma è discriminata perché magari ha un handicap. Beh, Beh, mannaggia. cioè, è una schifezza. Io sono meglio di Oppure te, tu non puoi fare questa cosa, io sono meglio di te, capito? Cioè, vengono visti quella. quasi come piaghe. Quasi si rientra più nel termine dell'enciclopedia. Poi, che ne so, c'è il razzismo in Italia, ci sono i polentoni, i terroni che sono famosissimi, ma ci sono razzismi che oltre a vedere l'etnia, la provenienza, vedono anche pensiero. Per quanto riguarda il pensiero, la pensi diversamente da me, posso. Sei Discriminarti. inferiore, sei scemo, sei inferiore. Madonna. Forme di razzismo molto brutte. Tra le più brutte, che poi, grazie a ciò, diciamo, grazie tra virgolette, volevamo ricollegarci a quello che è successo a Parigi e a come i media stanno mangiucchiando da questa vicenza, e vicenda, chiedo scusa, soprattutto in Italia. C'è anche un razzismo che vede la religione. E io mi sono davvero arrabbiato tantissimo. Mi sono arrabbiato tantissimo perché ho potuto vedere determinate prime pagine di giornali nazionali che non si risparmiavano termini, facevano di tutta un'erba un fascio. Per esempio, mi viene in mente subito l'immagine di quella prima pagina, che posso Non dire, no? diciamo il giornale, il nome del giornale, tanto penso è abbastanza famoso, credo. Non vogliamo dirlo per evitare, magari. È vero, sì, abbiamo la libertà di espressione, possiamo dire quel che vogliamo, però metteremo i link. Adesso siamo, tra virgolette, dei novellini, e, come dire, no? Proviamo a evitare, dai. Sì, mettiamo i link, tanto facciamo vedere tutto. Dicevo, questo giornale mi viene in mente questa prima pagina che dice: questo è l'Islam. Questo è l'Islam, cioè come se fosse tutto il popolo musulmano fosse tutto quanto uguale.
in confronto a quei quattro fanatisti, quei quattro fondamentalisti che hanno fatto quel bordello in Francia. E nonostante tutto, a distanza di 24 ore, Beh, hanno continuato. questo perché? Perché chiaramente mi scrivi una scemenza tanto grande, e scusatemi se mi permetto di prendere una posizione, mi scrivi una scemenza tanto grande, cioè, tre cretini, chiamiamoli così, hanno fatto una strage, e che tutti quelli che sono islamisti, tutti musulmani, tutti attentatori, tutti cattivi, chiaramente il web si è rivoltato, si è Sì, questa è salato. una cosa che io ho. Mamma mia, del web. Scusa un attimo, Francesco, ma non si sono limitati solo i giornali, non si è fermata solo lì la cosa. Io ho letto, come abbiamo detto nel video di scuse, dei commenti di ragazzi, insomma, su Facebook hanno scritto che è un popolo che non serve a nulla, il male del secolo. Ragazzi, sono cose bruttissime, non. Classici, è meglio ammazzarli tutti, Esattamente. bastarli a casa vostra. C'è una cosa positiva però, che forse è la speranza dell'umanità, anche buona parte del web, contro questo giornale so che è stata parecchio critica. Ho detto, compa, hai scritto una scemenza, comunque non ha senso quello che scrivi. E il giornale ha pensato bene di intestare una bella prima pagina riguardo questo accaduto. Non lo so, Dario, ce la leggi? Allora. Il giornale di stamattina, se non sbaglio, no, di ieri, diceva: altro che libertà di stampa, vietato parlare di Islam. E questa è, diciamo, la parte centrale. Poi vi è una figura di, appunto, dovrebbe essere uno dei fondamentalisti con il Kalashnikov, che si legge un altro dei giornali nazionali, uno di quelli che, diciamo, non ha dato spazio con certe tonalità all'accaduto. In più, scendendo giù, si può vedere come addirittura arriva a dire: è guerra, bisogna schierarsi. Oppure: i killer di Allah liberi di colpire. Allora, cioè, per me qui si va oltre la libertà di espressione, per come la vedo io. Qui si va oltre la libertà di espressione. E c'è un altro Che poi, quotidiano. scusami un attimo, ma libertà di espressione non è che puoi sparare A zero, a chiaro. zero su tutto, eh? Cioè, occhio, non puoi, come ho detto prima, c'è un po' di rispetto, che fai? Cioè, che è sta roba? Continuando, possiamo vedere anche un altro quotidiano che dice. Diciamo, rimanendo più o meno su quei te su sullo stesso tema, li abbiamo in casa. Li abbiamo in casa, oppure un altro ancora che dice: siamo tra voi. Appunto, si continua a insistere su questo fatto, su un fatto di comodità. Facciamo di tutta un'erba un fascio. Fa malissimo. Anche per, diciamo, l'immagine dell'Italia stessa, dell'informazione italiana, fa davvero male. Però pensiamo un attimo, in tutto ciò, e spero non per colpa di questi media e per colpa di persone, e giusto per citarne una, diciamo, una di queste persone ama mettersi a petto nudo, che è andato a twittare la brillante affermazione che basta immigrazione, perché questi entrano e ci fanno fuori a tutti, bah, chiudiamo tutto, schifo, via, speriamo di esserci capiti. Oltre a tutto questo razzismo, i musulmani si sono comportati in maniera molto bella, a mio parere sempre. Questo perché non solo c'erano, come dicevo prima, dei musulmani con tanto di cartello non nel nostro nome, cioè che quello che è accaduto non l'hanno fatto nel nome di tutti i musulmani, ma anche gli imam si sono esposti. Cioè l'imam di Milano che ha detto: siamo un popolo in mezzo a un altro popolo pacifico, rispetteremo la pace, bisogna rispettare la pace. E infatti altri imam hanno affermato che
che si sentono più offesi, più oltraggiati, non dalla satira di Charlie, quanto dall'attentato in sé. Questo appunto va a testimoniare quanto i musulmani siano diversi dagli attentatori, dai fondamentalisti. Ma nonostante ciò, qui in Italia fa un po' tendenza a categorizzare tutto insieme. E diciamo che è triste pensarla da questo punto di vista. Chiaramente, se avete un pensiero diverso dal mio, è ben accetto, lo accolgo e va benissimo. Fatto sta che, secondo me, è una forma di razzismo, e razzismo non è cosa buona. Niente, per quanto riguarda... Non lo so, io volevo un attimo allacciare il tutto in erba un fascio. Volevo giusto fare una domandina. Volevo chiedere se per caso un uomo, un gruppo di persone dovessero fare un attentato urlando il nome del vostro, della vostra divinità, come dire, voi cosa fareste? Credo che questa sia davvero un bel, come posso dire, sia un bel punto di riflessione, perché sinceramente se io per esempio fossi un cattolico, io come anche i musulmani mi sentirei come i musulmani, cioè mi sentirei davvero male nell'aver visto questo, diciamo, trattamento riservato a chi ha una fede diversa dalla mia. Eh già, inoltre aggiungiamo che a questo punto noi concludiamo sul razzismo in modo un po' diretto, così, senza andare magari a citare date, fonti, fatti accaduti, cose che tranquillamente si possono trovare sul web, perché abbiamo preferito scegliere delle informazioni fresche, comunque delle informazioni che magari non si sanno tanto in giro. Se si sanno, comunque prestano comunque notizie fresche, sono dell'accaduto giornaliero. Inoltre ci potete chiedere quello che vi pare, se voi avete dei dubbi o volete chiedere qualcosa in più riguardo il razzismo, lo potete fare tranquillamente, noi siamo qui appunto per fare informazione in tutti i sensi. Rispondete magari alla domanda di Enrico, chiedo scusa, e niente, magari le vostre risposte le leggeremo in maniera anonimata, con il vostro nome e basta. Mi supporti, per favore? Sì, scusate, Francesco c'ha veramente... C'ha poverino questa tosse, insomma. Niente, penso che possiamo far prendere una pausa, soprattutto a Francesco, poverino, che vuole presentare, riesce sì, a presentare piccolo, la tua canzone. Un piccolo sforzo. Nell'altra puntata, e devo ringraziare chi di voi ci ha detto che la scelta di Non siete stato voi è stata una buona scelta, vi ringrazio davvero, sono contento di essere riuscito a fare una buona scelta, e mi ero proposto di farvi ascoltare Povera Patria. Certo, ci entrerà un po' di meno con tutto questo discorso, ma promessa e proposta, volevo presentarvi Povera Patria di Franco Battiato, altra bellissima canzone. Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore,
ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare. E questa era Povera Patria di Franco Battiato, e dopo un bicchiere d'acqua e una caramella alla menta sono di nuovo tra voi. Certo, non meglio, però di nuovo tra voi. Bene, siamo arrivati in un punto particolare della puntata. Abbiamo questo carattere, noi vogliamo scherzare, vogliamo sempre giocare, stare lì, farvi divertire laddove ci riusciamo. Però avevamo pensato che forse sarebbe stato inopportuno dopo quello che è successo. Poi dopo comunque un gran tempo insomma speso per quell'argomento, magari potevamo pensare, come ha detto Francesco, siamo inopportuni, scherzare, mettere insomma la parte divertente. Però quello che abbiamo pensato è questo, che Charlie è un giornale satirico, come dicono delle vignette. Noi continueremo a ridere più forte. In questo modo noi abbiamo pensato di rendere omaggio a Charlie. Cioè, cacciare il nostro, insomma, iniziare anche noi a ridere. Per far capire che non ci tolgono il sorriso, non bisogna togliere il sorriso. E l'abbiamo voluto fare a modo nostro. L'abbiamo voluto fare a modo nostro con una canzoncina che abbiamo creato. Sì, giusto? Abbiamo creato una canzone che voi dovete sapere che noi siamo dei DJs molto famosi. Sulle mani! Francesco, la persona meno adatta a gridarlo. Stasera proprio. siamo dei DJ molto famosi. Non m'arrendo, aspetta, devo gridare. Prego. Ok, siamo dei DJ molto famosi. Sulle mani! L'avete fatto, vero? Triste, quella parte mia molto. Dicevo, per la terza volta siamo dei DJ molto famosi e abbiamo fatto questa canzone interpretata da un padre poco contento. È molto razzista, diciamo. Sì, così. Collegato appunto, no, al discorso. Insomma, il padre poco contento del rapporto di sua figlia, insomma, con un musulmano, era con un
anzi, proprio egiziano arabo. È il titolo della Il canzone. titolo della canzone si chiama L'egiziano arabo. Buon divertimento. Queste qui sono arabe, appartengono a un altro mondo. L'egiziano arabo. Perché si vede da Casablanca, ti lo prendi di quei morti che tu arriverai solo con lo stesso. L'egiziano arabo. Quasi un anno che ci conosciamo. Tengo la mamma da Modicimo. Che spose! Tengo la mamma da Modicimo. L'egiziano arabo. Oh, ma capisci l'italiano o no? Non lo voglio capire! Per me non sta bene! L'egiziano arabo, ve l'abbiamo presentata così. Scusa, ragazzi, non ci sappiamo fare con le cose, insomma, che ne so, abbiamo fatto quello che potevamo, però secondo me è uscita bene. Guarda, questa forse sarà la decima volta che l'ascoltiamo. Se no abbiamo un attimo un momento di onestà, come DJ forse non possiamo granché, ma il cantante era bravissimo, l'egiziano arabo. L'egiziano arabo qua. E niente, a questo punto abbiamo, cioè, non è finita qui. Siamo scemi per bene, abbiamo un'altra chicca, una nuova scemenza. Bene, e a questo punto abbiamo una specie di nuova rubrica. Come si chiama, Enrico? Fammi sapere, come si chiama? Questa rubrica, il nome suggerito dal nostro compagno qui, Dario, si chiama Lettura da bagno. Perché lettura da bagno? Ma perché, diciamo, potrebbe essere quello che si trova tranquillamente No, le cose che in si un leggono. bagno. Sì. Le cose che proprio ti fa piacere leggerle sul cesso. O fa piacere leggere sul E cesso. fanno pure forse un po' cagare. E fanno anche un po' cagare. Guardaci, andiamo a precisare che noi leggeremo dei titoli di giornale. Sono Bene, veri, ragazzi. sono verissimi, li abbiamo controllati. Sono veri, possiamo dare il via. E partiamo con la numero uno. Invece di pensare alla crisi, il PD vieta la gnocca. E passiamo alla numero 2. Massacrato Berlusconi. Giustizia a puttane. E finiamo con la numero 3. Trappolone per il cavaliere. Ci risiamo con la gnocca. Grazie a tutti, grazie a tutti. Questa rubrica veramente, veramente fantastica, veramente fantastica. Che dire? Adesso passiamo a un'altra rubrica. Questa Ultima con un'ultima rubrica. Questa è una rubrica un pochetto più seria, molto più seria. Una rubrica che è un'idea che mi è venuta così leggendo, insomma, le genialità che si possono trovare in giro nel web, dei pensieri, le cose insomma quotidiane. come l'hai voluta chiamare? No, l'ho voluta semplicemente chiamare Lettura. No, in realtà il titolo non c'è. Abbiamo provato a dire, bisogna essere sinceri, guarda, abbiamo provato a dare un sacco di quei nomi, ma tanti. Del tipo chi quotidianeggia, però Però faceva fa cagare, è cagare. brutto, Sì, dai. oppure lettura quotidiana, però sembra una cosa che leggeremo ogni giorno. Insomma, per far capire che sono cose che leggiamo, insomma, cose quotidiane. E questa. È la vera fonte, siete voi, eh. Sì, esattamente. Occhio, potremmo leggere. No, naturalmente, però Avvisando, noi questo è chiaro. avvisiamo, guarda, ci è piaciuta questa cosa e chiediamo il permesso, insomma, diciamo, della radio. Ebbene, questa, ragazzi,
questa. Ebbene, questa è la volta di Sara. Temevano rovinassi tutto? Dopo 13 anni mi chiedo ancora perché l'unica volta in cui le mie care maestre delle elementari decisero di estrapolarmi dal coro e assegnarmi una parte nella recita di Natale. Mi travestirono da pecora, facendomi indossare una maschera gigantesca che mi copriva l'intero volto, e mi posizionarono in ginocchio dietro le gambe del pastorello, che si trovava dietro il bue, che si trovava dietro Giuseppe, che si trovava dietro la mangiatoia. Invidiai tantissimo la bambina che faceva il gatto. La situazione non era troppo diversa, ma almeno non era una fottuta pecora. E ringraziamo Sara per questa bellissima perla. Veramente, io la voglio ringraziare, la ringrazio adesso durante la puntata. Sono cose che ho un po' paura, insomma, di chiedere, però si è dimostrata veramente gentile, la ringrazio di nuovo. Bene Dario, con la mia magnifica voce ti chiedo, che mi sa che è il tuo turno, che cosa ci proponi? Io vi propongo Bandito senza tempo dei Gang. Buon ascolto. Uccise un presidente, né per gli altri 100. Forse fu a 20 anni, o forse 2 di meno. Era con Gaetano Bresci, sopra una nave lungo il Tirreno. Giocarono a 3-7 con il morto. Il terzo era un gendarme, il quarto re dal fiato corto. Un tempo fu a Milano, dove si va a lavorare. C'erano tante bande, quante banche da rapinare. Forse fu per caso che con Pietro Cavallero fece la comparsa in un film in bianco e nero. Gli diedero fucili e pistole di terza mano, un passaporto falso per fuggire via lontano. Catturare alla catena
così ha Renato Cuccio, chiese in prestito nuove parole, con quelle parti all'assalto, di nuovi mulini a vento, incontrò anche un sorriso lungo la strada che porta a Trento. Un tempo, questo tempo, con un'arma un po' speciale, una Magnum Espoo spara canzoni che fanno male. Ora ha una nuova banda, è un fazzoletto rosso e nero, quando attacca è fuori lo fa saltare il mondo intero. Ma un tempo fu un bandito, bandito senza tempo, veniva con la pioggia e se ne andava via col vento. E questa era Bandito Senza Tempo degli Yang, una canzone che nell'ultima settimana la sto sentendo molto spesso e volevo condividerla con voi. Hai fatto benissimo, secondo me, alla fine. No, e grazie. Comunque, Dario, sarò senza voce, ma mi hai fatto proprio dislessico prima, mi incazzo. Va bene, ragazzi, ci siamo, siamo nel momento dei saluti. Facciamo qualche precisazione e vi lasciamo liberi. Quindi innanzitutto scusateci, come sempre, questa è la nostra prima vera puntata, gli errori ci stanno, la voce no, ma ho rotto le scatole, ho rotto le scatole con la voce. Scusate. Ho rotto le scatole con la voce, lo so, comunque. Niente, scusateci gli errori, Enrico sta morendo. No, che poi tiriamo i saluti all'eterno come l'altra puntata, dai. Brevemente. Chiediamo scusa di ogni errore, capiteci, supportateci, dateci consigli, diteci che facciamo schifo. Sì, ci hanno dato dei consigli comunque belli che non abbiamo seguito, però ce l'ho. No, sono arrivati dei consigli preziosissimi, no, sì, da molta gente, troppa per andare a citare il nome, ringraziamo tutti, ma siete tantissimi. Ma veramente, guarda, io sono contento, io non me l'aspettavo, ma non sono delle frasi che si dicono, no, quelle già preparate. Veramente non me l'aspettavo, quindi siamo contenti, siamo veramente contenti. Approfittiamo comunque per chiedere scusa, anche perché non abbiamo parlato del gioco d'azzardo, perché i temi, Charlie, insieme al razzismo, credevamo che meritavano comunque, cioè secondo me meritavano più spazio. Però ho pensato che... Purtroppo c'è stato appunto questo approfittare dei media per usare questo meschino razzismo e abbiamo voluto far sposare insieme questi due concetti. Niente, tra... Vi promettiamo comunque che nella prossima puntata tratteremo dell'argomento che non abbiamo trattato, appunto il gioco d'azzardo. Argomento... E tenteremo di farlo al meglio, come abbiamo tentato di fare al meglio... I due argomenti che abbiamo trattato quest'oggi. E niente, ragazzi, noi vi ringraziamo, veramente siamo rimasti stupiti, siete tantissimi, abbiamo un po' rotto le scatole in giro e lo ammettiamo, ma siete tantissimi, ci fa un gran piacere, abbiamo ricevuto critiche e complimenti di ogni tipo e da ogni parte, veramente siamo veramente contenti e soddisfatti, e questo è anche grazie a voi. Vogliamo rendervi partecipi di tutto, scriveteci, diteci le vostre impressioni, rispondete alle domande che vi facciamo, magari durante la registrazione, durante la diretta, qualsiasi cosa, quello che vi pare. Proporci degli approfondimenti, fate qualunque cosa, dirci che abbiamo sbagliato qualcosa, noi vogliamo imparare quello, vogliamo imparare veramente. A questo punto concludiamo, speriamo di esservi stati di compagnia. Insomma, la solita cosa. Di avervi incuriosito. Di avervi incuriosito, insomma, che per sentirci le altre puntate. Una piccola cosa
Nella descrizione troverete tutti i link delle varie cose che abbiamo trattato, tutti quanti i siti trattati durante la puntata. Un saluto da Controradio. Ci vediamo alla prossima volta. Ci ascoltiamo. Com'è che si dice? No, mi sa ci vediamo. Comunque questi saluti li abbiamo portati di nuovo avanti per le lunghe. Ebbene sì. Ma ragazzi, facciamo un bel ciao sonoro tutti insieme. Ma perché fa schifo, l'altra volta. Cioè... Ma l'altra volta. Ok, tu fai la tonalità più alta che c'è la voce che stai senza voce, Francesco. Tu fai quella alta. Dario fa quella silenziosa. Insomma, Dario sta zitto. No. E io faccio la voce nasale. Vai, giustamente. Però no? Tu, vai, sì, io non naso abbastanza pronunciato. Pronti? Quella alta la fai tu, Tu Dario quello silenzioso, ti ricordo. No. Tranquillo, allora pronti ragazzi, ci salutiamo così, Ti giri in culo, non lo dici, ma non lo dici.